incontro. Speciale Sanremo. Tornerà, ritornerà. A Sanremo incontriamo anche Strano, che sta promuovendo il suo nuovo singolo, un pezzo dal sapore blues anni 60, ma ce lo racconta lui. Ciao Strano. Ciao, ciao Stefania, ciao a tutti gli ascoltatori di Quattro Terni. Sì, anche io sto promuovendo il mio singolo, è il singolo che tra l'altro preannuncia l'uscita dell'album, che sarà il 4 marzo prossimo. Questo è il brano che ho scelto per annunciare l'uscita dell'album. Perché? Perché è un brano, io canto sempre l'amore, questo è una sfaccettatura dell'amore, penso forse il più forte di tutti, che è l'amor proprio, che è quello dentro di noi che vuole bene a noi stessi. Io penso che più di noi stessi non c'è mai nessuno, se ci lasciamo trasportare dall'amor proprio. Però siamo condizionati dalla società, dalla mentalità, è molto triste. Se invece ascoltiamo in qualche modo questa energia che abbiamo nel nostro cuore, non possiamo soltanto che essere felici, che poter affrontare tutte le situazioni con gioia e con voglia di vivere, perché noi siamo nati per questo, per voler vivere, per avere di vivere. Anche gli animali fanno così, quando, cioè, sono in vita e si godono la vita, cioè mangiano, fanno le cose, i beni essenziali. Anche noi dovremmo tornare ai beni interiori essenziali e contornarci di amore, che è la cosa più grande del mondo, per essere una cosa sola. Tutte le grandi raggruppamenti di animali che vivono insieme, tutti felici, che non hanno tutte queste cose che abbiamo noi. Esatto. Ma perché purtroppo siamo troppo influenzati dalla società, siamo troppo influenzati dal lavoro, dal ritmo giornaliero. Noi dovremmo semplicemente imparare ad ascoltare l'amore proprio che dentro noi stessi. E da lì la vita è solo in discesa, perché qualsiasi cosa succede si affronta con gioia, con serenità e con tranquillità, perché ci vogliamo bene. Possiamo farci voler bene anche degli altri e voler bene agli altri. Michele, in arte Strano, come ha vissuto questa esperienza sanremese? Ah, bellissimissima, bellissimissima proprio. Esperienza a Sanremo, con tantissime emozioni che ho vissuto facendo tanti live, anche per strada, anche con degli artisti di strada, li hanno cantato, è stato bellissimo, è stato molto bello, anche perché io ti dico, non sono un tipo che si mette sull'altare, no? Io ero in strada con gli altri, però avevo un bravo artista di strada che era veramente un talento, ce lo dice anche a parte gli applausi, poi se c'era la possibilità cantavamo anche insieme. E quindi è stato divertentissimo, oltre alle varie esibizioni che ho fatto in alcuni alberghi, in alcune radio, tutte messe lì a disposizione per offrire il massimo servizio possibile agli artisti che come me cercano in qualche modo di emergere. Io adesso sono al quarto singolo e ti dico, tramite questo brano sono stato selezionato al premio Mie Martini, e tramite un altro brano che fa parte dell'album, che si chiama USB 4.3, uscirà proprio il 4 marzo, sono stato selezionato tra i 9 finalisti della regione Emilia Romagna di Sanremo Rock. Quindi sono da un anno della discografia, sto ottenendo davvero dei bellissimi risultati che non mi aspettavo minimamente. Quindi grazie. Grazie Michele, diamo i tuoi contatti social. Contatti social, basta scrivere su Google Strano cantautore e li trovate dovunque. Per essere più specifici, su tutti gli store digitali c'è la pagina stessa Strano, la mia pagina Facebook si chiama Strano, Strano trattino basso cantautore su Instagram e TikTok, pagina ufficiale YouTube dove ci sono anche i tre video e prossimamente anche il video di Dentro Te, Strano Official Channel. Perfetto, grazie, in bocca al lupo, viva sempre il lupo. Viva sempre il lupo, sempre. Ciao Michele, Strano. Ciao Stefania e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri Terni. Grazie, ciao. Ciao. Crescerà, ti scalderà. Di notte ti svegli.
mare saprà di sale, a volte brucerà. Yeah.